Al di là della matematica, la classifica, già del tutto tranquilla, ha condizionato pesantemente Recanatese e Real Rimini. Non che si pretendesse molto, ma nel secondo tempo è stata la classica partita di fine stagione, all'insegna del volemose bene. I giallorossi, in formazione quasi inedita, raggiungono definitivamente l'approdo della tranquillità. Il Real Rimini, in una stagione da dimenticare, non cambia di una virgola il suo scarso consuntivo. Gara poverissima di emozioni e contenuti, ma Omiccioli esprime legittimamente la sua grande soddisfazione per un traguardo importante e qualche mese fa assolutamente insperato. La partita di oggi non è che avesse molto da dire, classica gara nel secondo tempo da fine stagione, invece parliamo di questo traguardo. Oggi avete anche il conforto della matematica, non so se lo festeggerete, ma credo che sia un traguardo importante, forse qualche mese fa anche insperato, a due giornate dalla fine. Ma credo che lo festeggeremo perché è un traguardo importante, un obiettivo che ci siamo posti al mio arrivo, ci siamo riusciti, oggi sono contento, ringrazio i ragazzi che hanno fatto un grandissimo campionato, ringrazio la società perché mi ha lasciato lavorare tranquillamente, serenamente, un bravo il mio staff tecnico perché comunque mi ha dato la possibilità di lavorare in una certa maniera e bene. E senza presunzione dico bravo anche l'allenatore perché giustamente abbiamo fatto una cavalcata importante, importantissima, e oggi se siamo riusciti a raggiungere questo risultato è perché abbiamo fatto enormi sacrifici, abbiamo fatto bene, bene in tutti i sensi. So che è presto, però ci sono i presupposti per intavolare un discorso per l'anno prossimo. Beh, adesso con la società ci troveremo, anzi ci ritroveremo perché ci siamo già trovati, c'è un punto d'intesa, perciò vedremo se ci sono le condizioni per poter andare avanti. Io ho dato la mia disponibilità, la società pure, anzi ringrazio che mi abbia chiamato già qualche giorno fa perché vuol dire che c'è stima e fiducia nel lavoro, ma soprattutto nell'uomo, e questa è una grandissima gratificazione da parte loro. Io del resto ho fatto capire che persona sono, una persona seria, una persona onesta e che lavora. Spiccioli di cronaca, Luca Cantarini ci ha preso gusto con le conclusioni da fuori e ci prova subito su assist di Sbarbati, l'ex forzempronese Veri è attento. È da vedere al quarto d'ora il suo assist per Sbarbati che presiede la fascia destra, ci prova senza tentennamenti il giocatore leopardiano non trovando la porta. Il grande ex Ugo Pica è forse tra gli ospiti quello che ha maggiori stimoli e motivazioni. Da applausi il suo spunto personale, calibratissimo il suo tiro all'incrocio, fuori davvero di un soffio. È sempre lui al 25esimo ad andare vicinissimo al gol. Prima tutto solo si fa ribattere il tiro da Canaletti, poi riesce a riprendere ma spara sopra la traversa. Crescono in questa fase gli ospiti, al 31esimo un buon pallone ce l'ha Piccolo, ma l'esterno destro, biancorosso, svigola la conclusione. Gara piacevole, tutto sommato, il Real ha un'altra opportunità, ma Canaletti si oppone alla grande, alla botta di granito. Al piccolo trotto, senza forzare troppo, si arriva al riposo. Si riprende all'ottavo spunto di Di Marino. Sfera per pericolo e poco più di una telefonata per Verì. Al 18esimo si rivede il Real. Sponda di Pica per granito, reattivo Canaletti ad uscire ed anticipare l'avversario. Girandola di cambi si rivede Garcia tra i giallorossi che va a rilevare Moriconi. C'è il tempo per l'esordio in prima squadra del sedicenne di origine macedone Saligi, classe 95, pensate un po'. Spazio anche per Camilletti, al confronto un veterano e un 92. Tra un errore e uno sbadiglio e un passaggio all'indietro si arriva alla fine. Una gara che non si ricorderà certamente a lungo se non per gli importanti obiettivi raggiunti. Il risultato, o diciamo la prestazione di questa partita da parte nostra, è stato pesantemente condizionato dal punto nelle ultime quattro partite che ci aveva allontanato praticamente definitivamente dalla zona playoff. Quindi oggi era difficile trovare gli stimoli e le motivazioni giuste. Un approccio alla partita direi abbastanza buono, un primo tempo abbastanza buono, poi un secondo tempo decisamente sottotono. Dalla stagione vi aspettavate di più? Dalla stagione ci aspettavamo di più, anche se non dimentichiamo che questa è una società neonata che è partita dal nulla, quindi è vero che si chiama Rimini, quindi ha un nome pesante, però 50 punti per una stagione iniziata veramente dal nulla non sono comunque pochi. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno.